La mia domanda è, come si entrava a far parte di un gruppo di resistenza partigiana? Perché lei ha messo da parte l'egoismo, rischiando la propria vita per salvare quella di altre persone, seguendo il suo ideale? E soprattutto, cosa significa e come si viveva nella clandestinità? Ecco, io vi dico la mia esperienza personale. Era un motivo personale, familiare. Io ho avuto il padre che era dirigente di un circolo giovanile comunista, che venne picchiato dagli squadristi a sangue, ricoverato in ospedale. Quindi io provengo da quella famiglia, da una famiglia che aveva dei conti da regolare col fascismo. E i pericoli, i rischi erano enormi. Tu rischiavi la vita innanzitutto, questo era, ma non ci mancava il coraggio. Ha pensato mai che i nemici, giovani come voi, non sapessero fino in fondo per cosa lottavano? Perché hanno fatto queste scelte? Qual è il fascino di un'ideologia, come il fascismo che limita le libertà, che è autoritaria e anche violenta? Hanno provato empatia verso il nemico contro il quale si batteva. Io mi sono trovato in diverse circostanze a dover fare i conti con le armi in mano e quindi non mi è difficile rispondere alla tua domanda, perché un conto sono i fascisti mobilitati nel momento della lotta, un conto sono i fascisti che in base ad una ideologia si agitano e proclamano la loro fedeltà alla stessa idea fascista, insomma. E io di questa seconda parte ho l'esperienza di quel che avviene a volte anche nelle scuole, ma vedo che sono una minoranza ed è importante che siano una minoranza. Gli piaceva la libidine del potere. Io ho conosciuti quei fascisti nei rastrellamenti che facevano, nella morte che portavano nelle case, nelle uccisioni, nelle razzie che compivano. Erano infervorati, ma lo facevano per avventura. Era un'avventura che non aveva prospettive politiche e ha portato solo lutti, danni. Io ricordo i risultati di un rastrellamento effettuato dalla banda Muti. Ci furono delitti orrendi, 5 case incendiate, poi 7 fucilati senza motivo. Parenti, motivi erano derivati sempre da vincoli di sangue, perché avevano il fratello che era partigiano in montagna, un mercante che proveniva dal mercato che ogni sabato a Cesena si svolge e aveva molto denaro perché aveva venduto dei buoi, aveva compiuto degli affari. Questo viene condotto sull'argine del fiume, viene falciato, gli viene portato via il denaro. Ecco che erano quelli
quei fascisti lì che godevano di queste azioni. I rapporti umani nella sua società ideale, diciamo, come dovrebbero essere e se dovrebbero essere obbligati, controllati oppure lasciati liberi alle persone? È molto importante l'umiltà. È molto importante l'idealità umana, il rispetto della persona. E io faccio un mestiere, l'archivista, modesto, ma importante dal punto di vista culturale, e sento in questo lavoro una grande sostanza, una sostanza per la democrazia, il patrimonio che mettiamo insieme di cultura. Ecco, la cultura è la strada per l'educazione delle giovani generazioni. Mi chiedevo, come ha fatto a sviluppare una consapevolezza antifascista? Ce l'ha sempre avuta? Oppure c'è stato qualcosa o qualcuno che l'ha aiutato a maturarla? Non vi ho detto che io ho fatto parte di un gruppo giovanile culturale e avevo la responsabilità di dirigere questo gruppo che gestiva una biblioteca che teneva libri proibiti. Sotto il fascismo non si poteva leggere le opere di Carlo Marx e non si potevano leggere libri anche di letteratura importanti, perché erano libri che incitavano alla rivoluzione. Per cui io ho letto un libro che poi è stato un testo importantissimo durante la Resistenza. Mi ha aiutato enormemente. La madre si intitolava La madre, di Massimo Gorky, uno scrittore russo, un romanzo. E però era un romanzo di contenuto rivoluzionario che incitava la politica all'unità dei rivoluzionari. E la madre che si pone a difesa del proprio figlio è un libro che mi ha aiutato nella Resistenza. Qual è stata l'esperienza più significativa anche in termini di dolore che ha vissuto durante la sua esperienza partigiana? Quando vengo avvertito che sono ricercato, che se mi prendono mi impiccano in piazza. Quando sento queste parole ho un brivido nella schiena. Quando io vengo da via, Cristoforo Colombo e vado verso via Amerigo Vespucci, il plotone mi viene incontro e mi dice alt. Allora io faccio segno di arre, faccio questo segno di alzare le mani finché la mia bicicletta si avvicina alla curva, e poi quando sono nella curva scatto e subito dopo sento un calore che mi sfiora i capelli. Una smitragliata, ne segue un'altra, ma per fortuna non mi prendono. In certi momenti noi possiamo sviluppare delle forze che sono sconosciute per noi. Io l'ho fatto quell'esperienza.
sarà un parto di fantasia, ma quando nel 1960 si svolgevano le Olimpiadi, ebbene, ai 200 metri, Berruti, l'italiano Berruti, vinse la medaglia d'oro. Io facevo il tifo per lui davanti alla televisione, ma dissi, non mi ha battuto, perché ero convinto che io sono andato più forte di lui in quei 200 metri che mi hanno permesso di fuggire e di rimanere salvo. Com'è stata la sua giornata della liberazione? E se per caso ci potrebbe descrivere un'immagine che ritragga appunto questa giornata? Grazie. E fu un'esplosione di gioia, una grande gioia. Quello è il 25 aprile. Mi ricordo che come entrai da via Francesco Nullo nella piazza di Forlì, la piazza è bella, la piazza, e c'era questa stesa, e mi venne spontaneo dare una smitragliata col mio mitra per la gioia, sparare in aria. E si levarono i piccioni, i colombi, in alto, il cielo era azzurro, bella immagine, un'immagine della libertà che ha le ali, aveva le ali.